pronta? Questa mattina sotto casa a Pescara ho trovato le telecamere che in diretta televisiva dovevano vedere sfatare il mito, la leggenda nera che io non viva in Abruzzo e che non sia abruzzese. È il frutto avvelenato di una campagna che da sotterranea è diventata una campagna nazionale con i leader politici del centro-sinistra e dei grillini che vengono in Abruzzo a darmi questa accusa razzistella e vagamente discriminatoria che, essendo nato a Roma, pur se da famiglia abruzzese da generazioni, da 7 generazioni, non potrei essere titolato a governare l'Abruzzo e quindi mi ritrovo anche con la violazione della mia privacy. Spero appunto che le immagini della mia casa non finiscano per alimentare magari qualche malintenzionato paranoico che ci venga a cercare, ma tant'è, ho dovuto, come dire, mostrare i panni stesi sul balcone per far vedere che vivo e vivo qui. E chi fa poi queste accuse? Persone, mi stupisce che tra le persone che alimentano questa accusa ci sia una donna, una leader politica come Elly Schlein, che ha una storia personale che dovrebbe permetterle di comprendere la mia condizione, come dire, di doppia cittadinanza, abruzzese a Roma e romano in Abruzzo. Lei è figlia di uno statunitense che l'ha fatta nascere in Svizzera, da madre italiana, è cresciuta in Svizzera, al nonno lituano. Cos'è che non capisce di questa doppia identità culturale e di questa pluralità di tradizione, di crescita e di formazione che riguarda la mia persona? Lei ha tutto il diritto e tutto il dovere anche di sentirsi italiana, di aver scelto l'Italia come sua patria di elezione, nella quale si candida, viene eletta al Parlamento, è il capo di un partito che aspira a governare l'Italia e magari a diventare la prossima Presidente del Consiglio. In bocca al lupo, se ci riuscirà sarà il popolo italiano ad averla legittimata, come io sono Presidente della Regione perché mi ha legittimato il popolo abruzzese. E io spero che queste polemiche personali che colpiscono l'uomo, la persona, la famiglia intera, cedano il passo al discorsi di merito. Però il problema è proprio qui, cioè se parla di ospedali e qualcuno come Bruno Vespa, non io, gli ricorda che ne sto costruendo 4 nuove, ha ragione, non può parlare di sanità, parla di, non so, di trasporti e trova uno che compra i treni e gli autobus che Luciano D'Amico, quando era presidente della TUA, non ha comprato e ci ha lasciato il parco mezzi forse più vecchio d'Italia. Potrebbe parlare della ricostruzione, quella che Luciano D'Alfonso ci ha fatto trovare che faceva 12 pratiche l'anno e oggi ne fa 12.000. Ho capito, Elly, non hai argomenti, quindi continua a insultarmi perché sono nato a Roma, e per il resto vatta a dormire.